Ma è uno sport, un gioco, un divertimento riservato agli uomini o c'è anche qualche signorina? No, assolutamente, ci sono varie ragazze Ah, che e hanno come se la provato a correre. cavano? Lo prendono, diciamo, con lo spirito del divertimento. Benissimo, ci fa piacere. Il discorso è che chiaramente mi auguro non facciano, vabbè, il freno d'accordo, ma l'acceleratore, insomma, Beh, ci spingere. Che peso sono. c'è qui? Beh, una macchinina può pesare mediamente intorno ai 100 kg, poi ci sono macchine un Insomma. po' più pesanti, un po' più leggere. Vabbè, insomma, fate fare il pilota alle signore che sennò Ma il peso è troppo. c'è una coppia di ragazzi, ragazzo e ragazza, che sono Fidanzati? due fidanzati, hanno intorno ai 20 anni, però lui guida e lei sta dietro a spingere e a frenare. Questo non è proprio un Cominciano, comincia bene gentiluomo. questa relazione, va. Però Comincia bene, vabbè. solitamente invece è il contrario, cioè, ci sono stati altri casi di fratello e sorella, però di solito la Insomma, un ragazza po' è più sempre la guida, gentleman, no? sì. Eh sì, perché insomma, adesso 100 kg di automobilina. Ecco, qua la schiuma Questa è di la cui ci schiuma, parlava Claudio, no? esatto. E non reca danno, nel senso, non fa scivolare di più le auto piuttosto che. Sì, qualche Sì, difficoltà in più la dà. sì. Beh, Qualcuno sì. posso immaginare, ma c'è qualche momento di pericolo oppure possiamo viverla No, con tutta tranquillità? direi che pericoli no. Non, Qualche sbucciata al sì, qualcuna, limite. ecco, vediamo alcune immagini, ogni tanto qualche sbucciata, ma abbiamo le nostre protezioni, ginocchiere, parastinchi, gomitiere e quindi sono proprio piccole sbucciate. Ecco, questo è l'equipaggio completamente femminile. Ah, che Sono bello. due amiche che scendono in Insomma, le moto. ragazze si fanno valere anche in questo sport. Quali sono le novità? Ci sono delle novità comunque per il prossimo futuro? Sì, allora, continuando la nostra crescita, abbiamo sempre più migliorato il discorso di organizzazione. Quest'anno ci siamo anche appoggiati al CSI di Bergamo per farci aiutare, per avere anche un'assicurazione che ci copra a livello personale. Poi piano piano anche il gruppo di persone che collaborano a organizzare un po' sia il campionato che tutte le varie gare si sta allargando, si sta creando proprio una vera e propria famiglia. Adesso tutte le settimane ci incontriamo e cerchiamo sempre di più di costruire le cose al meglio. Adesso il primo nostro appuntamento è il domenica 30 marzo, a fine mese, dove ci troviamo per fare la punzonatura di inizio stagione. Punzonatura intendiamo la verifica e il controllo che le macchinine siano fatte in sicurezza, che rispettino sì il regolamento, ma che sono fatte tutte artigianalmente, perciò le saldature, i collegamenti siano abbastanza solidi Ah, e perciò siete duraturi. molto severi, nel senso andate nel dettaglio, non è che uno si può presentare così all'improvviso con la sua macchinina e gareggiare, no? È un divertimento, però devi rispettare dei canoni di È sicurezza, perché se ti fai giusto. male non ti diverti più. È certo. E capita spesso, anche con tutti gli ostacoli che ci sono, che si può spaccare qualcosa. Il pubblico si diverte a vedere una macchina che si spacca, che sbanda, che perde una ruota. Però finché finisce tutto lì va È bene, se certo. però succede qualcosa di. Senti, ma chi è il numero uno in questo sport? Se c'è il numero uno, l'Alonso della situazione. Ci sono persone appassionate, ci sono dei ragazzi che corrono da più di 20 anni Ah, e che hanno proprio una vera e propria passione ma per ci queste vuole la macchinine. patente, oppure si può fare anche senza? Diciamo che per la prima discesa magari serve un po' di coraggio, dopo ci si abitua e si Da va che età si volentieri. parte a fare queste gare Ci sono, solitamente? no, ci si può Il più giovane avvicinare. Ha concorrente? avuto 16 anni, diciamo che l'età minima che abbiamo imposto noi è È 16 16 anni, anni. però per riuscire a costruire una macchinina o hai qualcuno, non so, i genitori che hanno E corso nei tempi certo. passati, oppure i ragazzi di oggi a 16 anni non hanno le Questa capacità. manualità, E chiaramente. consideriamo che questo sport, quando era negli anni 60-70, era nato anche per i ragazzi e per le scuole, E però certo. adesso è cambiato un po' la mentalità dei giovani, diciamo che a 30 anni si è ancora giovani per questo sport. Perché poi Benissimo. ci sono anche ragazzi, chiamo ancora ragazzi, però cinquantenni, che vengono volentieri a correre.
Tu Claudio corri con tuo cognato, mi hai detto, sì. No? Cambieresti equipaggio oppure questi equipaggi che nascono difficilmente si cambiano? No, si può anche cambiare. Tranquillamente, sì, sì, sì. Senza anzi nessun in amicizia problema. È anche più bello che si conosce sempre più gente. Perciò non si ha nessuna difficoltà a cambiare il pilota, il frenatore, no. Piuttosto che cambiare il ruolo? È chiaro che se lo si conosce il pilota si sa quando frenare, si sa... Si ha più affinità, no? Sicuramente. Però se capita si può anche invertire. Tu correresti con una ragazza? Se guido io, sì. Hai una fidanzata, scusami. Sono sposato. Ecco, e con tua moglie? Ma gliel'ho provato stai a chiedere. Stai attento come rispondi, ho provato perché le signore sono molto suscettibili. Ho provato a chiederlo, continuo a insistere, ma non sa che... Non ancora decisa? Lei per il momento dice di no, però vedremo. Quest'anno se mancherà qualcuno... Ma la farai guidare? Sì. Mia moglie sì. Bene, ci fa molto piacere. Noi ringraziamo Claudio e ringraziamo anche Mauro per la loro simpatia. Teneteci al corrente. Perciò l'appuntamento è al 30 marzo per la punzonatura, mi hai detto? Sì, la punzonatura. Per la punzonatura, ma poi inizieranno le gare, perciò spero che presto ritroveremo i nostri amici e ci racconteranno insomma come è andato questo campionato così speciale. Adesso un po' di pubblicità.